80 anni fa a New York la morte di Carlo Tresca, sindacalista rivoluzionario. Un documentario ne ripercorre la storia. Rossella Marsocci. Tresca è stato l'uomo che ha organizzato il più grande sciopero della storia degli Stati Uniti. Sindacalista leggendario, protagonista di tante battaglie per i diritti dei lavoratori italiani e non solo in America, e poi giornalista anarchico e antifascista, Carlo Tresca viene ucciso a New York l'11 gennaio del 1943. L'agguato mortale ad opera di un sicario della mafia italo-americana. Quel giorno era in programma una riunione di antifascisti, alla quale però non si presentò nessuno. I mandanti non furono mai cercati. È un uomo libero, è l'insegnamento di assoluta libertà. Lui era scomodo per tutti. Ed è per questo che è stato ucciso. Lui è l'immagine di come le cose che appaiono impossibili, non lo sono. Sono solo da venire. Volendo, vengono. I ragazzi di oggi dovrebbero conoscerlo. Nel documentario L'uomo più buono del mondo, la leggenda di Carlo Tresca, il giornalista Angelo Figorilli e il regista Francesco Paolucci ne ricostruiscono la figura di sindacalista rivoluzionario e scomodo, con le testimonianze, fra gli altri, dello scrittore Maurizio Maggiani e le animazioni di Eric Mauricio Cuevas Ulloa. È stato un eroe, come tutti gli eroi è finito tragicamente, però anche vivo.